Esordio amaro del fiorfiorino di Gianluca Farina. Squadra nuova. Squadra nuova si perde. Si perde. Perché? Se no, ne va tuo fratello. Proprio perché no, mio fratello. Soffri l'assenza di tuo fratello. Sì, dai, un po' un... Ah, ecco qua dietro che mi soffrono. Sei con merda. No, niente, praticamente la squadra era nuova, quindi è nuova, quindi dobbiamo ancora amalgamare. E abbiamo avuto qualche problemino. Però dai, c'è il campionato è lungo. Che problemi avete avuto? No, problemi di posizione, di assestamento. Perché perché individualmente ci siamo. Sempre c'è il piccino. Però dobbiamo ancora giocare assieme. Scema. Di più. Cosa manca? Oggi mancava Sollami. Sollami. Manca vero, mancava Sollami. Che diciamo è il vero difensore della squadra. Ecco lui che sta dentro in difesa, quindi... Non avevamo un riferimento dietro. E gli avversari erano forti? No, gli avversari sinceramente non li ho mai visti prima d'ora, però si vede che... Sono stati ripescati dalla B1. Sì, probabilmente erano più squadre, giocavano assieme. Ma dove sta rischiando la boccia? No, io ho la mano sulla maniglia. Io provo una finale di Vinci Club contro... Buona Boys. E niente. Comunque, per il futuro c'è ottimismo, pensavo di avere qualche buon risultato. Sì, l'ottimismo che c'è qua. Obiettivo stagionale? Salvezza. Salvare, sì. Siamo una squadra giovane. Un pensiero nei playoff non c'è. Vedremo, dipende come andrà avanti il campionato. Il campionato è lungo. Seconda giornata chi incontrerete? Seconda giornata contro Umberto, contro i 5 altri. Ah, succede sicuro. Oggi hanno vinto 3-2 con i Franciscani. Abbiamo solito a perdere, c'è sempre la prima volta, no? Ho capito. A posto. Va bene Gianluca, allora ci vediamo sabato, ok? A sabato. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Bonello, inizia bene questa Serie A. Tra parentesi siete stati ripescati, ma comunque. Certo, peggio che per l'uovo. Grazie. Che in campo, che sarà un tassino, quindi. Non è vero. Comunque, parliamo della partita. Avete vinto 3-2, loro hanno pareggiato, però voi siete stati bravi a chiudere. Grazie a Luigino. Bravo. Alla Rocca. Basta. Il derby. No, che schifo. La puoi tagliare sta parte. Sì, c'è sì. Gente che rischia, cioè i bambini che sta guardano pure. Allora, raccontaci un po' com'è andata questo debutto. Ah, è stata una bella partita, era una bella squadra, tosta. Secondo me con un attaccante fisso potrebbero puntare a qualcosa di importante. Mm-hmm. Però è stata una bella partita. La tua squadra, diciamo, hai confermato il gruppo, se ho visto qualche nuovo innesto. Abbiamo un acquisto nuovo che è Ciccio Ferrara, che non è fratello di Giorgio Ferrara. Ah no? Ma cugino. Cugino? Noi siamo due cognati, due fratelli, tre cugini, è una squadra tutta in famiglia. Quindi tutto in famiglia. È un vicino, sì. Allenato, è un allenatore della squadra. Santo Stefano Gaetano, doppietta. Doppietta, ma oggi il protagonista fa l'altro Santo Stefano. Ho visto qualche bella parata. Qualche bella. Però vedo un po' triste. Non male l'occhio. Ah, vabbè, poi passa. Sta pregando per il tempo. Vabbè, bravo, io malato Santo Stefano Gaetano che non devi inquadrare. L'ho inquadrato poco fa. Che ritornava da un mese di stop. Ferrara con la caviglia tutta martoriata. Allenatore fuori al campo. Allenatore fuori che non ci poteva incitare abbastanza. È Zen. Dai, questi sono tre punti per la Avete sofferto un po' il freddo? Avete sofferto un po' il freddo? Inzigale, certo. Forse congelato. Prossimo avversario qual è del Bayer Leverkusen? Non l'ho visto. Non ho capito. Partita per partita, dai. Obiettivo stagionale. Salvezza, ci vogliamo salvare assolutamente. Salvezza. Sì, questa qui è... Siamo il Cagliari della Serie A. Sono tre punti salvezza per ora. Poi magari più là non lo so, però sono tre punti salvezza. Ho capito. Va bene ragazzi, complimenti e ci vediamo la seconda giornata, ok? Ok. Ciao ragazzi, ciao.